Presidente, fra pochi giorni si stanno già svolgendo le elezioni per gli organi consortili del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Il Consorzio dell'Emilia Centrale, ricordiamo, che va al voto dopo un lungo commissariamento che era dovuto al seguito delle irregolarità che sarebbero state riscontrate nelle elezioni del dicembre 2015, quando sono andate a elezioni gli 8 consorzi di bonifica. Non è la prima volta che qui in aula si parla di elezioni di consorzi di bonifica, perché il tema, abbiamo rilevato noi e anche altri gruppi consiliari, è critico. È critico perché il sistema di governo dei consorzi di bonifica, purtroppo, per quanto ci riguarda, non è equilibrato e quindi non permette ai consorzi di bonifica di fare quello che è il loro scopo. Le sezioni, e in questo caso sono 4, la prima sezione è costituita da più di 176.000 elettori che pagano un contributo di bonifica fino a circa 40 euro, potranno eleggere 4 consiglieri. Invece 5 consiglieri saranno eretti da poco di più 700 elettori contribuenti, che sono quelli che pagano un contributo, una contribuenza superiore ai 2.000 euro. Quindi già dal di qui si capisce che la sproporzione del numero di cittadini che pagano un contributo, perché ricevono effettivamente dal consorzio un servizio che è quello del controllo contro il dissesto idrogeologico, che è quello della sicurezza idraulica, ma il consorzio in realtà, quando è la fine per il sistema come è stato progettato e come nasce dalla legge che è regionale, cosa crea? Crea il fatto che le liste delle associazioni legate soprattutto al mondo agricolo fanno man bassa in tutti i seggi del consorzio e anche nelle liste di prima fascia, che sono quelle, diciamo, essenzialmente dei contribuenti cittadini, hanno la maggior parte dei consiglieri, di modo che poi alla fine all'interno dei consorzi l'indirizzo che viene dato è sempre quello a favore delle grandi associazioni agricole, che è una parte dell'obiettivo del consorzio di bonifica, ma non è solo quello. Fra l'altro, per presentare una lista, per potersi partecipare alle elezioni, i contribuenti della prima categoria devono raccogliere 300 firme, mentre quelli dove ci sono pochi elettori basta che raccolgano 20 firme. Anche qui l'apporto e il contributo dei cittadini all'interno di questi consorzi è ulteriormente ostacolato. Quindi noi riteniamo, e di questo voglio chiedere all'assessore cosa ne pensa, se non sia il caso di rivedere questo metodo, perché in questo modo buona parte di chi deve dare un indirizzo ai consorzi di bonifica rimane escluso e rimane tutto nelle mani delle associazioni agricole. Grazie. Ovviamente la risposta non mi trova soddisfatto, perché già sapevo quali erano le criticità che l'assessore portava rispetto al voto elettronico, e secondo noi è assurdo che oggi come oggi abbiamo lo SPID, abbiamo tanti altri esempi in Unione Europea, non si riesca a fare il voto elettronico. Questo veramente lo riteniamo assurdo, perché riteniamo che comunque l'EPIDA fra l'altro abbia le capacità di farlo. Fra l'altro l'assessore parlava di segretezza ma anche di uguaglianza del voto. Questo sistema di voto non garantisce uguaglianza, perché all'interno dei consorzi di bonifica non esistono cittadini. C'è il consorzio di Burana, dove abbiamo un consigliere eletto con la lista cittadini del consorzio, che è l'unico che dentro un consorzio sta cercando di fare un po' di trasparenza, e fra l'altro è riuscito a farci vedere come, ad esempio, visto che lei dice chi più paga più deve decidere, come ad esempio nelle zone di montagna arrivano investimenti per 450.000 euro, mentre i contributi dei consorziati sono 1.500.000. Perché? Perché poi la governance del consorzio pensa soprattutto ad accontentare le esigenze reali che ci sono degli agricoltori. Quindi cosa deve fare un consorzio? E in questo caso qui invece nel consorzio dell'Emilia Centrale si è riuscita a presentare un'unica lista formata dai cittadini, che è la lista Progetto Ambiente Nuova Bonifica.
e si è riuscita a presentare solo in una lista, perché nelle altre ovviamente non possono raccogliere le firme. Quindi cosa succede alla fine? Che le rappresentanze dei cittadini lì dentro non ci sono, ma non è perché i cittadini devono contare di più, è perché rendono anche più efficiente il consorzio, perché se c'è qualcuno che guarda anche in occhio critico rispetto ad alcune decisioni, aiuta a migliorare quel lavoro lì. Questo purtroppo non succede, quindi noi riteniamo che dei correttivi riguardo ad esempio la raccolta delle firme e al discorso di queste categorie chiuse vadano sicuramente rivisti, anche perché qual è lo scopo dei consorzi? È garantire la sicurezza idraulica, prevenire il dissesto idrogeologico e garantire anche il servizio irriguo. Però qui purtroppo partiamo al rovescio, nel senso che quel reticolo di canali serve a tutte e due le cose. Però per servire a tutte e due le cose, se guardiamo solo l'aspetto irriguo, investiamo solo su quell'aspetto lì, tanto che in alcuni consorzi le spese maggiori sono per prelevare l'acqua dal Po per poter irrigare, poi in realtà però non investiamo per il dissesto idrogeologico e rischiamo di trovarci in situazioni di pericolo. Quindi secondo noi il sistema va assolutamente ripensato. Grazie.